Io sono perché il candidato premier intanto si sceglie con le primarie, per cui intanto non penso che si possa fare i sovranisti, che si possa fare l'Italia sovrana se poi Ma si cala la gente le dall'alto. primarie viste nel PD funzionano per scegliere, secondo te? Cioè, Allora, come le fareste queste primarie? io le normerei per legge. Io le normerei per legge, ho anche depositato la Come legge. Berlusconi, lui E come dice tra sì, l'altro dice facciamole, anche però lui lo usa Berlusconi. per poi rimandare la corsa Tant'è che io ho proposto un tavolo di alle centrodestra dove primarie. dire andiamo insieme con una proposta di legge elettorale prima che ci fosse la sentenza della consulta, perché adesso non sono più disponibile, diciamo, a perdere tempo sulla legge elettorale, dove sarebbe bello se la nostra proposta qualificante fosse proprio quella delle primarie per legge. Perché se no. E chi partecipa alle primarie per legge? Tutti quelli che vogliono. Quindi non devono essere iscritti al partito, basta. Quindi No. il candidato centrodestra lo può votare chiunque. Certo. Secondo me sì, poi sono E in cose che si questo caso trattano. specifico chi sono i candidati delle primarie? Cioè, sicuramente si candida Matteo Salvini, che ha detto tutti Io mi candidi. Quindi candido. tu e Salvini siete in campo. Io e Salvini siamo in campo. E poi speriamo che ci, insomma, di nomi ne giravano parecchi. So che c'era, non so che cosa intenda fare Giovanni Toti. E della So società che. civile c'è qualche esponente Magari, perché guardate che dalle primarie, secondo me può uscire anche qualcuno che noi non Però c'eravamo. tu escludi che Berlusconi possa essere il candidato centrodestra, No, se non passa, dovrebbe passare dalle io escludo che primarie. si possa imporlo dall'alto. Allora dovrebbe passare dalle primarie. Certo, mi pare il minimo, francamente, insomma, mi pare la cosa giusta da fare. Dopodiché le primarie però vanno fatte in un'ottica, dal mio punto, non come l'ha fatto il PD, ci tiriamo gli ortaggi. E mi piace immaginare che noi individuiamo un portabandiera, quindi una persona più efficace a raccontare quelle idee, ma si fa vedere che c'è un gioco di Senti, se squadra. si vota subito come chiedete, fate le primarie secondo te? Quindi. Guarda, io francamente penso che non ci siano ad oggi margini per fare accordi con il Movimento 5 Stelle, per una questione che riguarda tutto quello che ci siamo detti finora. Io credo che oggi il grande scontro aperto, la battaglia sulla quale ognuno si schiera è. Adesso semplifico, establishment, popolo. Movimento 5 Stelle è schierato con l'establishment, mi dispiace. Al di là delle battaglie anticasta, tutto quello di cui noi abbiamo parlato finora, rapporto con l'Europa, governo dei flussi migratori, questione anche il rapporto con l'Islam, e no, purtroppo loro stanno sempre, votano sempre con l'altra parte. Sull'immigrazione non ne parliamo, dall'abolizione reale dell'immigrazione Però quindi dice non ce clandestina. La l'ho. scorsa settimana noi abbiamo portato in aula la legge taglia business. Una legge con la quale chiediamo che le cooperative che si occupano dell'accoglienza degli immigrati rendicontino tutti come accade per tutti gli altri. Ma vi sembra normale? Ma anche 5 dico a Stelle che ha tutela dei detto? migranti. Si sono astenuti. PD ha votato contro, 5 Stelle astenuti. Ma vi sembra normale? Anche su una dove gli chiedi di non Quindi con rubare più? 5 Stelle non ci sono margini in questo Per momento. ora no, ma scusa, anche la cosa di Alde. In Una cosa Europa di si hanno Alde. tentato di iscriversi al partito di Mario Sì. Monti. Ragazzi, poi mi fanno Nostro l'anti-euro. politico. Sì, Cioè, ma quello è stato sicuramente una giravolta, quindi, quando diciamo. dice per ora no, cioè dopo il voto, No, per ora no, qualora per ora vuol dire no, il no, Presidente della Repubblica si no. trova di fronte Non ci a non ci sono sono. No, maggioranze. scusate, per ora Che no. Per succede ora no nelle non significa consultazioni? adesso prima del voto, significa per ora no, significa a queste A condizioni, a questa queste politica che non è posizioni, da. stanno Capito? dall'altra parte, per me sono degli avversari politici tanto quanto il Partito Democratico. Quando giri per Roma e vedi questi manifesti che ho scritto la sindaca, ci pensi che potevi esserci te? Beh, cioè, diciamo che se ci fossi stata io mi avrei proprio chiamato il sindaco, spero, Ecco perché già. diciamo già non sono appassionata. Diciamo che per me le pari opportunità si sviluppano su altre tematiche, non su queste. E beh, certo, ci penso. Penso, beh, Roma, adesso oggettivamente Roma è una realtà difficilissima da governare, è la cosa più difficile che ti possa capitare di fare. Poi certo, loro sommano a una evidente scarsa esperienza, della Loro quale il comunque Movimento si 5 va, loro Stelle. Movimento 5 Stelle, chiedo scusa. Scarsa preparazione, molta presunzione e il combinato disposto tra le due cose è tragico. Devo dire che a me ha fatto molto sorridere sentire Alessandro Di Battista dire: beh, scusateci, noi stiamo facendo esperienza. Il tirocinio non lo fai da sindaco di Roma, se vuoi fare il tirocinio devi fare il consigliere comunale. Poi quando sei Lui l'ha pronto fatta lei, vai a cioè, fare il comunale. sindaco. Lei ha fatto Sì, il ma comunale. evidentemente non a sufficienza, Era insomma, non erano ripetente. pronti, chiaramente. Forse era ripetente, non lo so, non erano pronti. Per cui quattro amici, cioè quando leggi la chat, no, lei, Marra e compagnia, quattro amici al bar, insomma, l'idea, diciamo, di una certa superficialità con la quale ti raffronti con quello che è l'incarico più difficile che oggi ti possa capitare di affrontare, e c'è. Poi, ma devo dirti, ci ho pensato tanto quando lei vinse il primo turno di ballottaggio, il primo turno prima del ballottaggio, perché era chiaro a quel punto che avrebbe vinto. Certo.
e lei aveva questa felicità che io non avrei avuto nella stessa situazione, perché è vero che sicuramente la soddisfazione di tante persone che scelgono te, però dall'altra la responsabilità che questo comporta sul ruolo come sindaco di Roma. L'ha presa con troppa leggerezza, ti sembra? Secondo me sì. E devo dire che io quella sera, al di là insomma, no, io... Ma tu hai fatto un grande risultato. No, io ho fatto un grande risultato. Perché quanti voti sono mancati per il ballottaggio? L'hai contati? No? Credo 25.000. Per 25.000 voti. Poca roba. Ragazzi, hai sbagliato tutto, secondo me. Finora sì. La vicenda che ho appena illustrato ripropone in tutta la sua rilevanza, onorevoli colleghi, il tema dell'innalzamento degli standard di sicurezza cibernetica del nostro Paese, sia nel settore pubblico che in quello privato, tematica che costituisce uno degli impegni prioritari del Governo. Come è noto, l'attuale dispositivo istituzionale deputata alla tutela della sicurezza cibernetica nazionale è stato delineato dal DPCM del 24 gennaio 2013, che ha dato la briva ad un processo di accrescimento delle capacità cyber del Paese, opportunamente orientato da due atti di indirizzo di carattere generale, costituiti rispettivamente dal quadro strategico nazionale e dal piano operativo nazionale cyber. Per far fronte al naturale incessante sopravvenire di nuove tecnologie e modalità di utilizzo di reti e sistemi che possono generare minacce sempre più sofisticate, tutte le articolazioni pubbliche competenti sono impegnate nella permanente ricerca di misure adeguate in un contesto coordinato di scambio di informazioni ed esperienze. In particolare, il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, DIS, su mandato del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, ha condotto un'attenta riflessione sui possibili affinamenti da apportare all'attuale modello di sicurezza cibernetica, prendendo in considerazione il profilo della strutturazione dell'architettura istituzionale, quello delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti che la compongono, soprattutto in situazioni di emergenza, e inoltre quello della disponibilità e affidabilità delle tecnologie da utilizzare per le infrastrutture di interesse strategico. È stato quindi elaborato ed è al momento oggetto di consultazione sul piano tecnico con le amministrazioni e gli enti interessati un progetto complessivo degli interventi denominato Progetto Nazionale di Cyber Security, i cui contenuti daranno luogo a breve scadenza all'aggiornamento del piano nazionale già esistente con alcune necessarie modifiche a richiamato DPCM del gennaio 2013. Gli interventi previsti sono imperniati da un lato sull'affermazione del ruolo strategico del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica nelle crisi di sicurezza nazionale e dall'altro sulla semplificazione e razionalizzazione della catena di comando per la risposta alle minacce cibernetiche. Altri punti qualificanti sono costituiti dalla introduzione di meccanismi di certificazione della sicurezza e dallo sviluppo di tecnologie nazionali in modo da accrescere l'affidabilità delle reti e dei sistemi utilizzati per funzioni di interesse strategico. È previsto, infine, anche il pieno coinvolgimento degli operatori privati titolari di infrastrutture critiche nell'attuazione delle politiche di sicurezza informatica. Gli Stati Uniti sono un grande paese, una grande democrazia. L'America dovrà affrontare le sue divisioni, le sue problematiche. Noi come europei siamo specialisti nel appropriarci di ogni crisi. Quindi la crisi americana però se la devono risolvere gli americani. A cominciare dalle pericolose divisioni e polarizzazioni che vediamo nella vita politica e della società americana. Gli amici americani troveranno un modo e una soluzione per uscirne. Tensione e crisi possono essere risolti e nulla tolgono a questo grande paese che gran parte di voi riconoscete. L'America continuerà a essere grande. Spetta a noi però qui non tanto cercare di risolvere l'economia,
contraddizioni americane del presente, ma essere chiari su quella che è la nostra posizione, essere fermi sui nostri valori, sulle nostre politiche, sui nostri interessi, essere fedeli nei confronti di questi valori. E molti giustamente hanno detto che dobbiamo rispettare questi nostri valori qui in quest'Aula e nelle nostre istituzioni e dar prova di leadership. Qui in quest'Aula e nelle nostre istituzioni e dar prova di leadership, perché magari abbiamo perso un partner importante. Però questo rende la nostra leadership ancora più importante e ancora più indispensabile, direi. In tutto il mondo, nella nostra regione, ma anche molto più lontano, tutti gli sguardi sono rivolti all'Unione Europea. Forse non nel Regno Unito, come dice Farage, ma nel resto del mondo si guarda l'Europa come faro, come punto di riferimento quando si tratta di liberi scambi, diritti umani, rispetto, che per noi rappresenta la base non solo dei rapporti istituzionali ma dei rapporti umani. Quando si tratta del nostro umanesimo, non so se questo termine esiste in inglese, gli europei sono così, magari non siamo abbastanza orgogliosi di quello che siamo e di cosa siamo, ma dovremmo esserlo. E concludo dicendo che qualche mese fa dei cari amici americani qui a Bruxelles hanno ricordato agli europei che gli europei devono credere in se stessi, così come il resto del mondo crede nell'Europa. Quindi dobbiamo renderci conto del potenziale che abbiamo, delle responsabilità che abbiamo in questo momento storico e dobbiamo essere un chiaro punto di riferimento che il mondo vuole vedere in noi, soprattutto nella nostra regione. Stavo pensando al paradosso di avere qui domani la visita del primo ministro Serraj. Questo era è stato un invito diramato prima dei decreti di Trump. Lui è un cittadino libico e viene qui a parlare al Parlamento europeo domani. E forse se chiudete le frontiere pensate di essere più sicuri, ma in realtà costruite dei muri intorno a voi e vi private di tante opportunità. Noi europei non siamo così, dobbiamo essere fedeli ai nostri valori. Partiti coinvolti in un'interlocuzione serratissima, non nasce in realtà in questa legislatura, ma ha preso il testimone dei lavori fatti nelle legislature. In questo senso abbiamo alla fine partorito questa proposta di legge presentandola. Per noi questo è già un primo successo, abbiamo voluto anche presentarla dopo il referendum detto da elementi differenti da questa proposta, cercando di valorizzare il merito di questa proposta. Cercherò di sottolineare a cuore, poi dando la parola agli altri, in questo ruolo, in questa bellissima giornata. Tanto come qualcosa di svago e di relax, di benessere psicofisico. Certamente anche province, regioni e a privati che operano sulle concessioni minerarie del nostro paese, europee, che vanno nella direzione di integrare il patrimonio del mare, peculiarità e specificità devono essere valorizzate, non in contrasto l'una con l'altra. E guardate, c'è spazio per tutti. Certamente c'è da fare un lavoro e quindi ci troviamo di fronte spesso anche a normative diverse, a discipline diverse, che poi si articolano anche con differenziazioni che la legge cerca di intervenire e cerca di dare l'idea attraverso anche la istituzione della giornata nazionale delle scuole di attenzione anche a una ricerca abbandonata o messa da parte dal sistema universitario. Abbiamo cercato di dare a questa proposta in un momento, quello che stiamo vivendo, dove il decreto Madia ed altri interventi normativi vanno nella dismissione. Grazie Presidente. In merito alla questione
Riguardo agli aspetti legati alla definizione del servizio universale postale, segnalo che in linea con gli indirizzi contenuti nel piano strategico 2015-2019, Poste Italiane nel 2016 ha avviato una strategia di ammodernamento e di digitalizzazione dei servizi postali con la finalità di allinearli ai nuovi bisogni dei cittadini e delle famiglie, via via più orientata ai sistemi di comunicazione digitale. Parallelamente, come è noto, il modello di recapito tradizionale a domicilio della posta è stato oggetto di modifiche. La legge di stabilità 2015, nel quadro del contenimento della spesa pubblica, ha stabilito nuovi criteri per lo svolgimento del servizio postale universale, recepiti nel contratto di programma per gli anni 2015-2019, sottoscritto il 15 dicembre 2015 da parte del Ministero dello Sviluppo e di Poste Italiane. La norma ha previsto la possibilità di adottare un modello di servizio al di sotto dei 5 giorni settimanali in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali al di sotto dei 200 abitanti per chilometro quadrato. In applicazione delle nuove disposizioni, l'AGCOM, l'autorità competente in materia di regolazione e vigilanza del settore postale, ha autorizzato con la delibera 395/15 il nuovo modello di recapito a giorni alterni. Spetta pertanto all'AGCOM l'adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale, nonché lo svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale. È opportuno sottolineare che la graduale implementazione di questo nuovo modello di recapito della posta è accompagnata da un costante monitoraggio del processo attuativo, in modo da intervenire con tempestive misure correttive o provvedimenti inibitori ove emergessero criticità sotto il profilo della fruizione del servizio. Il nuovo modello riguarda inoltre solo i comuni per i quali ricorrano le sopracitate situazioni di natura infrastrutturale o geografica. Attualmente esso coinvolge il 12% della popolazione totale. D'altra parte, sulla nuova modalità di recapito della corrispondenza, il Ministero dello Sviluppo Economico non può, con propri atti amministrativi, adottare iniziative volte ad una sospensione. Ci tengo però a sottolineare che sono previste delle verifiche dall'autorità svolte attraverso organismi indipendenti che riguardano anche il rispetto degli obblighi in materia di orari e di chiusure estive. Tali verifiche rappresentano il presupposto per l'attività sanzionatoria e per l'applicazione di penali. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico, nel contratto di programma con Poste Italiane, ha voluto prevedere la possibilità di attivare un confronto tra Poste Italiane e le regioni e gli enti locali per garantire una presenza più articolata nelle aree disagiate e al fine di evitare criticità nei servizi resi agli utenti. In tale ambito, il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito un tavolo di confronto sui problemi relativi alle modalità di consegna della corrispondenza nei piccoli comuni italiani, riunitosi per la prima volta il 20 dicembre scorso. Grazie. Facoltà di rispondere. Grazie onorevole, grazie presidente. È assolutamente il contrario di quello che lei ha esposto, caro onorevole. Nei porti italiani purtroppo gli investimenti non si facevano e non c'era stimolo ai traffici, come lei ben sa, perché lei conosce molto bene la situazione del porto di Augusta, con oltre 200 milioni di euro non spesi di investimenti pronti, che peraltro sono stati oggetto, insieme alla sindaca e all'assessore regionale, di valutazione attenta per farli ripartire. Proprio per farli ripartire è stata approvata la legge sulle autorità portuali, che fa parte del Piano Nazionale della Logistica e della Portualità, approvata da questo Parlamento, dalle commissioni competenti e approvata dalla Conferenza Stato-Regioni all'unanimità. In quella stessa approvazione, tenga presente che il porto di Malmo e il porto di Copenaghen si sono uniti in un'unica autorità portuale, pur essendo di nazioni diverse, perché tutti sanno che oggi bisogna far lavorare i porti complementari e farli lavorare insieme. I cinesi cercano il sistema del nord Adriatico, non cercano Venezia o Trieste, e quindi c'è una necessità, per stare nel mercato globale, di stare a questi livelli. Per quanto riguarda poi la questione della sede, confermo che noi abbiamo utilizzato un criterio uguale per tutti, quello del porto core, ma confermo anche che dentro la legge vi era la facoltà per le regioni di suggerire, per periodi anche transitori, che la sede venisse allocata in altro porto. E questo è stato il caso della Regione Sicilia, che ci ha, con due note in agosto e in settembre, sottolineato la difficoltà per il porto di Augusta di rappresentare la sede amministrativa. Stante che io sarei favorevole al fatto che la sede, siccome la sede è il luogo dove si riunisce il Consiglio di Amministrazione, niente più, perché rimarranno le direzioni amministrative nei rispettivi porti, ho sempre suggerito a tutti, e
quindi per la mia, per quanto dipende da me, di alternare le sedi, perché è solamente un fatto di allocazione legale, non c'è niente di più, niente di meno, perché le sedi, la sinergia tra i due porti dovrà permettere di far lavorare molto e insieme le due sedi, di far partire finalmente gli investimenti. Quindi noi abbiamo risposto positivamente a una lettera di 4 pagine della Regione Siciliana che è agli atti ed è disponibile sul sito del Ministero, semplicemente a seguito di una facoltà che la Regione aveva e che era ampiamente documentata. La ringrazio. Quanto alle specifiche competenze del Ministero, abbiamo avviato un deciso potenziamento dei servizi amministrativi degli uffici veneti, mediante l'assegnazione di 37 nuove unità, delle quali 10 destinate a Venezia. Ulteriori 10 unità giungeranno nelle prossime settimane attraverso altre procedure, in particolare lo scorrimento delle graduatorie. Abbiamo stipulato uno speciale protocollo con la Regione Veneto per l'impiego temporaneo di personale regionale nei tribunali. Grande attenzione inoltre sarà riservata alla giustizia in Veneto nell'assegnazione del personale reclutato con il concorso per 800 posti appena banditi. Sono stati anche rafforzati gli organici di magistratura negli uffici di primo grado, prevedendo 29 giudici in più e 11 PM in più rispetto a quelli attuali. Analoga iniziativa in corso per gli organici della Corte d'Appello Veneto. Vorrei aggiungere soltanto una semplice questione che io ritengo, come ho detto, assolutamente, concludo Presidente, prioritaria la approvazione del disegno di legge. Ho avuto anche ragioni di discussione nel governo del quale facevo parte, nel governo precedente, sulla priorità da assegnare a questo provvedimento, ma c'è una questione che dobbiamo dire per onestà intellettuale: qualunque intervento noi realizzeremo non avrà alcun valore sui processi in corso, perché sulla base del criterio della non retroattività degli interventi penali, questo tipo di modifica potrà valere soltanto per evitare che in futuro vicende come queste si possano produrre. Peraltro l'aumento dei Ministro, la prego. Sì, peraltro l'aumento dei massimi edittali già introdotto con la legge anticorruzione ha ridotto sensibilmente le prescrizioni nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, e questo è un fenomeno che diventerà ancora più forte nel corso dei prossimi anni. La ringrazio. Grazie Presidente. La questione attiene alla vicenda giudiziaria generata a seguito dell'affidamento da parte del Sindaco di Napoli, nella sua qualità di commissario straordinario del Governo, in regime di concessione al Consorzio CR8 ai sensi della legge 219/1981 della programmazione e dell'attuazione di interventi di edilizia residenziale ed infrastrutturali. Dopo un iter giudiziario particolarmente complesso, una sentenza della Corte di Appello di Napoli, confermando un lodo arbitrale del 2003, ha disposto il pignoramento di circa 83 milioni di euro a favore del Consorzio CR8 per i lavori di ricostruzione di edilizia infrastrutturale effettuati ex legge 219/81. In considerazione dell'avvenuto passaggio dalla gestione commissariale al Comune della titolarità delle relative infrastrutture, la spettanza degli oneri generati dal contenzioso deve essere attentamente ponderata, in quanto non risulta al momento definita la sussistenza di un debito certo, liquido ed esigibile in capo allo Stato. Peraltro, risulta che il Comune non si sia adeguatamente difeso nelle sedi giudiziarie e stragiudiziali competenti, non avendo in particolare eccepito l'errore materiale in cui era in corso il collegio arbitrale nel computo degli interessi. Al momento, pertanto, sono in corso approfondimenti a livello tecnico ad opera, rispettivamente, del Comune di Napoli, della gestione commissariale e degli uffici della Presidenza del Consiglio, al fine di verificare gli elementi di fatto inerenti al contenzioso e la riferibilità del debito maturato nei confronti del Consorzio CR8.